tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Tenta di violentare una donna che le aveva dato un passaggio in auto, arrestato un magrebino. Soccorre un'auto uscita di strada ma viene colpito da malore, ricoverato un addetto del soccorso stradale. È arrivata la neve, molte le località imbiancate, mezze spargisale in azione per il ghiaccio. Meningite e vaccinazioni, ecco le ultime direttive della regione. I saldi partono male per colpa del freddo e della neve, ma c'è tempo fino a marzo. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Cominciamo subito dalla cronaca e dall'arresto effettuato dai carabinieri di Mondolfo, l'arresto di un 22enne magrebino che nell'ottobre scorso tentò di violentare e di rapinare una 51enne. I carabinieri della stazione di Mondolfo hanno arrestato un 22enne tunisino irregolare senza fissa dimora, sospettato di essere l'autore della rapina e della tentata violenza sessuale nei confronti di una 51enne residente nella Val Cesano. Era il 16 ottobre del 2016 quando davanti alla discoteca Mega di Senigallia la donna dette un passaggio per rientrare a casa a quattro ragazzi che potevano avere su per giù l'età dei suoi figli, pensando così di evitargli pericolosi incontri. La donna, una volta accompagnati i primi tre, sta per accompagnare il quarto, il giovane tunisino, che aveva raccontato di abitare a Mondolfo. Ma una volta giunti all'altezza della discoteca Mugedora di Mondolfo, su impellente richiesta del ragazzo, fermò l'auto. Si trattava di una scusa. Il magrebino con forza tenta di costringere la 51enne ad atti sessuali, ma la donna resiste e riesce a svincolarsi e a mettere in fuga il magrebino. Il ragazzo, prima di fuggire però, le strappa il cellulare per impedirgli di chiamare i soccorsi, ma la donna, con un secondo cellulare che aveva di scorta, allerta il 112. Finiva al pronto soccorso, riportando una prognosi di 10 giorni a causa degli strattonamenti e delle ferite e delle percosse subite. Grazie però alle indicazioni fornite dai tre ragazzi occasionalmente coinvolti in questa vicenda ed al preciso identikit fornito dalla vittima, dopo due mesi il responsabile è stato individuato e catturato. Il magrebino è stato sorpreso al rientro nella sua nuova abitazione a Marotta di Mondolfo e sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina e tentata violenza sessuale. Al termine delle formalità di rito è stato condotto in carcere ed è in attesa di giudizio di convalida. Un soccorritore dell'ACI è stato colto da malore mentre stava caricando sul mezzo di soccorso un'automobile uscita di strada. Il fatto è accaduto intorno alle 22:45 dell'altra sera. L'uomo, un cinquantenne del posto, era stato chiamato da una pattuglia dei carabinieri a Ponte Murello dopo un incidente nel quale erano rimasti coinvolti due giovani in modo autonomo. La loro auto era uscita di strada lungo la Flaminia. Ma durante le fasi di recupero del mezzo l'uomo è stato colpito da una emorragia cerebrale. A bordo del 118 è stato trasportato prima a Santa Croce di Fano per un TAC e poi al San Salvatore di Pesaro, dove si trova tuttora ricoverato. Le sue condizioni sono migliorate, nessuna conseguenza anche per i ragazzi dell'auto uscita di strada, se la sono cavata solo con tanto spavento. Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Fano. E un marittimo di 57 anni è morto questa mattina, probabilmente per cause naturali, mentre lavorava a bordo della motonave cisterna Falcona in un cantiere del porto di Ancona. Inutili soccorsi della Guardia Costiera e del 118. L'uomo era addetto di macchina della nave. E adesso parliamo invece del maltempo e della neve che è arrivata. Annunciate dalle previsioni meteo di questi ultimi giorni, le prime nevicate, anche a bassa quota, hanno fatto la loro comparsa nella giornata odierna.
Un po' a macchia di leopardo, in tutte le Marche si sono registrati fenomeni nevosi e di instabilità. A essere maggiormente colpite sono state le zone interne, comprese quelle terremotate, Arquata del Tronto, Camerino e Visso. Dopo una nevicata di un paio di ore sono state ricoperte da diversi centimetri di neve. Anche l'entroterra pesarese, la Carpegna e il Fabrianese sono state imbiancate dai fenomeni nevosi scaturiti a seguito dell'ingresso dell'aria fredda nel nostro quadrante. Le temperature già piuttosto basse hanno favorito la comparsa dei fiocchi di neve anche a livello di mare, compresa Fano, dove si sono avuti fenomeni di neve mista a pioggia. E via via risalendo la Flaminia, imbiancate anche Saltara, Calcinelli, Cartoceto, Montefelcino e arrivando fino a Piobbico. Sul fronte della viabilità non si sono riscontrate criticità particolari, nessun problema sulla 14 e solo qualche rallentamento è stato registrato sulla statale 16 nei tratti tra Falconara ed Ancona. Le precauzioni preventive prese dai tecnici della provincia con lo spargimento del sale sulle arterie principali ha evitato il peggio nelle prime ore di questa mattina per i fenomeni delle gelate. Ora un nuovo nucleo instabile di aria fredda sta facendo il suo ingresso, determinando una recrudescenza della fenomenologia nevosa nelle pesarese e sono previste ulteriori e a tratti abbondanti nevicate fino a quote basse e a tratti fino al piano. L'ANAS e la Polizia Stradale raccomandano l'obbligo in autostrada di catene a bordo o l'utilizzo dei pneumatici invernali e sulle strade provinciali nei tratti segnalati. Allora, questa dunque la situazione, grazie anche ai nostri ottimi reporter di strada che nella nostra pagina, nel nostro gruppo di Facebook hanno postato un po' dalle varie parti della provincia le immagini e le fotografie quasi in tempo reale, ma per sapere che cosa succederà nelle prossime ore, come di consueto, ci colleghiamo con l'esperto Francesco Cangiotti di geometeo.it. Buonasera. Sì, buonasera Marco. Allora, che cosa ci attende? Dunque, il primo nucleo è arrivato, abbiamo visto un po' di fiocchi anche sulla costa, ma che cosa ci attende nella nottata e nella giornata di domani, che è giornata di festa, Epifania? Ecco, diciamo che appunto i maggiori fenomeni si sono avuti proprio con l'ingresso del nucleo freddo tra il mattino e il pomeriggio odierno, che appunto ha determinato queste nevicate che hanno raggiunto anche le zone costiere. Poi in queste ore si è alzata, è arrivata la bora con delle raffiche a tratti anche forti lungo la costa che via via ha un po' seccato la colonna d'aria, relegando un po' le precipitazioni soprattutto ai settori interni e alle aree centro-meridionali della regione. Quindi diciamo che per quanto riguarda la neve, nelle prossime ore, nella giornata di domani, non avremo particolari fenomeni nevosi se non qualche rovescio qua e là, in particolare sulle zone interne del Pesarese al confine con l'Anconetano. Diversa la situazione invece sui settori meridionali, specie sulle aree interne, dove appunto sui Sibillini, su tutta l'area interna del Maceratese, continuerà a nevicare ancora per tutta la giornata di domani. Sì, c'è qualcos'altro da aggiungere? Perché mi pare che sia stato esaustivo al 100%. Sì, ecco, volevo dire solo l'elemento invece caratteristico sarà appunto l'ulteriore abbassamento delle temperature che si verificherà nelle prossime ore, nella giornata di domani, e ancor più nei valori minimi e soprattutto nel fine settimana. Questo perché l'aria fredda che giungerà in queste ore tenderà poi a depositarsi verso il suolo e il cielo sereno che poi seguirà nei prossimi giorni a questa perturbazione renderà determinerà un ulteriore raffreddamento e quindi potremo avere soprattutto nella mattinata, nella notte tra sabato e domenica, delle temperature minime anche attorno ai meno 8 meno 10 gradi sui settori interni, quindi valori decisamente bassi per il periodo. Beh, insomma, per gli amanti della neve in città comunque possiamo dire che siamo ancora agli inizi, quindi insomma c'è tempo, insomma. Ma sì, sicuramente poi anche la prossima settimana, tra martedì e mercoledì, ci dovrebbe essere un nuovo peggioramento che, viste proprio queste correnti fredde presenti nei bassi strati, potrebbe determinare delle nuove nevicate, ancora una volta fino a quote molto basse. Quindi questo ne riparleremo, no? Tanto più sì, avanti. Sicuramente. Bene, grazie a Francesco Cangiotti di geometeo.it. Adesso torniamo invece ad occuparci della psicosi per la meningite. È corsa, abbiamo detto, ai vaccini. Oggi c'è stato un importante appuntamento in regione. Vediamo che cosa è emerso.
I medici di medicina generale e di pediatri delle Marche hanno ricevuto in queste ore un'informativa dal Dipartimento di Prevenzione e Salute della propria area vasta. Il documento è frutto dell'incontro tenutosi ieri in regione con tutti i 5 capi Dipartimento delle Marche e la dirigenza della sanità pubblica per affrontare in modo unitario il momento di eccezionale corsa ai vaccini che si sta verificando, come vi abbiamo mostrato ieri, nella nostra regione e nella provincia di Pesaro Urbino compresa. Quali sono le decisioni prese e quali sono i contenuti della missiva al territorio per affrontare questo allarmismo diffuso che si è verificato? Lo chiediamo al dottor Agostini Massimo. Abbiamo fatto così un'analisi di tutta quella che è la situazione anche negli anni e si è riscontrato e ridimostrato che nella nostra regione attualmente non c'è proprio nessuna emergenza e in questi 6 anni c'è stata una riduzione del 40% dei casi di meningite. Questo grazie alla vaccinazione che è iniziata nel 2010 in forma gratuita nei soggetti che hanno compiuto l'anno di età. Mentre viene ribadita la gratuità della vaccinazione per tutti quelli che sono, per il meningococco C parlo, esclusivamente per il meningococco C, è gratuita per tutti quei soggetti che sono nati dal 1997 in poi. Perché è da lì che è partita, diciamo che la vaccinazione veniva offerta ai primi 18 anni di vita, si è deciso di garantirla anche se hanno superato il 18° anno di vita. Ecco, i medici di base in queste ore stanno ricevendo un'informativa da parte vostra per orientarsi in questa congiuntura. Sì, abbiamo già inviato questa mattina una mail a tutti i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, anche ai nostri collaboratori, dove si è elaborato ieri in questa riunione, si è concordato e condiviso un documento informativo dove praticamente si dà risposta alle principali domande che vengono poste dai cittadini, in modo tale che tutti i medici, tutti gli operatori sanitari siano in grado di dare una risposta univoca, concreta e reale su quella che è la situazione. Nella casa circondariale di Villa Fastigi di Pesaro da circa un mese manca l'acqua calda nei bagni delle celle e per ogni reparto c'è una sola doccia funzionante. La denuncia viene dall'Associazione Antigone Marche. La carenza di acqua calda, si legge in una nota, interessa tutte le 4 sezioni dell'istituto che, secondo il rapporto del Garante regionale dei detenuti, è il più sovraffollato della regione, con 222 detenuti, dato aggiornato al 30 settembre 2016, a fronte di una capienza regolamentare di 153 unità. La politica locale, con la conferenza stampa dei grillini, che hanno tracciato una sorta di carta d'identità del sindaco che amministra la città di Fano. Seri è una brava persona, dicono, ma politicamente inconcludente. Moltissimi interventi, anche piccoli, ma che rischiamo di... Politicamente debole, suddito del Partito Democratico e dall'azione politica scarsamente incisiva, circondato anche da assessori che in alcuni frangenti sfiorano l'arroganza e in altri peccano anche di incompetenza. Eppure fortunello nell'essere capitato al momento giusto, al posto giusto, con lo sblocco del patto di stabilità e con i progetti già in itinere e con una progettualità per il 2017 dalle scarse idee. E questa è la fotografia laconica e mediocre che il Movimento 5 Stelle di Fano traccia di quest'anno di amministrazione Seri e che ci siamo appena lasciati alle spalle. Una brava persona sostanzialmente, ma su questo nessun dubbio, del resto ha vinto le elezioni per questo, sottolineano i pentastellati, ma il suo governo lo possiamo definire un aguzzi bis. In effetti abbiamo visto il nostro sindaco nuotatore, il nostro sindaco Babbo Natale con la Vespa, siamo una brava persona e questa è l'immagine che lui vuole dare di sé sicuramente. Purtroppo ai cittadini penso che non sia sfuggito invece il fatto che abbia un impatto politico dal punto di vista appunto delle decisioni anche a livello provinciale, cittadino ma anche regionale, veramente basso. Sono i fatti a dimostrarlo, dall'ospedale all'aeroporto alla questione del porto e soprattutto anche tutte le cose che sono state realizzate dall'interquartiere all'inizio delle opere compensative, l'asfaltatura delle strade di Fano. In realtà, se ci fate caso, erano tutti già progetti avviati dalle vecchie amministrazioni. Seri ha avuto la fortuna nel 2016 di avere l'apertura del patto di stabilità, quindi anche in questo caso soldi risparmiati dalle vecchie amministrazioni si sono potuti spendere.
Nella conferenza stampa vengono elencati punto per punto tutti gli aspetti dell'azione di governo, facendo le pulci ad ogni comparto: turismo, città dei bambini, porto, nessuno escluso, a partire dai due grandi assenti nel messaggio conclusivo che il sindaco ha fatto a fine anno e per i quali i grillini si aspettavano delle dichiarazioni. Il primo, la madre di tutte le battaglie, la difesa dell'ospedale Santa Croce. Il non avere una strategia da parte del sindaco Seri ha portato un bruttissimo effetto su tutta la città e anche su tutta la vallata, nel senso che ormai si parla di privatizzazione del Santa Croce oppure di un suo ulteriore depauperamento fino alla chiusura, e la responsabilità di questa situazione per noi è da addossare a questa amministrazione, il sindaco in primis, proprio perché non ha fatto quello che aveva promesso in campagna elettorale, cioè difendere il Santa Croce. Altra questione fumosa e poco chiara al movimento Fanè anche per gli aspetti di bilancio, come i 459.000 euro di disavanzo del 2012 che non si sa dove siano finiti e per i quali si stanno controllando le carte e sono stati fatti gli accessi agli atti. La vicenda e le vicissitudini della gestione dell'aeroporto con la giostra di nomine e dimissioni. Gli enti pubblici non possono avere delle partecipate dove, che non svolgono in servizi di interesse generale come l'aeroporto di Fano. Va benissimo tutte le attività private che ci sono, come la scuola di volo, la scuola di paracadutismo, l'aeromodellismo, il ristorante, però gli enti pubblici non possono buttare via soldi di tutti per questo tipo di attività, che la svolgessero i privati. E poi c'è un'altra norma che prevede che le società partecipate che hanno quattro anni negli ultimi cinque di perdite, cosa che è reale per la società Fanum Fortune, devono essere sciolte. Mi auguro che il 2017 sia l'anno dell'intensificazione dei processi aggregativi che, partendo dalla pubblica amministrazione, vedano protagoniste anche le nostre imprese e le Camere di Commercio. Così il presidente della Camera di Commercio di Pesaro, Alberto Drudi, nella conferenza stampa di inizio anno. In questo quadro ha aggiunto: le Camere di Commercio marchigiane sono chiamate a dare il buon esempio, uscendo definitivamente dalla fase di stallo e di difesa degli interessi di parte per procedere con maggiore decisione verso l'aggregazione. Drudi propone anche la costituzione immediata di un tavolo con la Regione Marche per stabilire ruoli, competenze, funzioni e risorse aggiuntive della nuova Camera di Commercio delle Marche. Sarà Valerio Ferretti il protagonista del prossimo volume della collana I Maestri del Carnevale, curata da Raffaella Manna e Silvano Clappis, edita dalla casa editrice Comunica in collaborazione con l'ente carnevalesca e il sostegno di Banca Suasa e della Fondazione Carifano. Ferretti, protagonista indiscusso del Carnevale di Fano dal 1962 al 2010, anche se a fasi alterne, ad un anno dalla sua scomparsa diventa così il decimo maestro carrista che entra a far parte di una collana dedicata a chi ha dato la propria vita per il carnevale. Oltre che per i suoi meravigliosi giganti di cartapesta, è ricordato anche per essere stato l'ideatore di Fantasy World, il parco dei divertimenti di Fano, che però purtroppo non è stato mai realizzato. E adesso le immagini di una festa che si è svolta a Caminate di Fano per l'arrivo dei Magi, una iniziativa organizzata dai neocatecumenali per i bambini della parrocchia di Madonna Ponte, guidata dal parroco Don Antonio Biagioli. Si svolge il giorno prima dell'Epifania per consentire ai bambini di scrivere una letterina da consegnare ai Magi con le loro preghiere e le richieste di doni da ricevere poi durante la notte. Una festa semplice che ha l'obiettivo, secondo gli organizzatori, di contrastare il Natale consumistico a favore di quello cristiano. E con l'arrivo dei Magi si chiude qui questa edizione del telegiornale. Domani, essendo giorno di festa, non andremo in onda con l'informazione locale, andrà invece in onda regolarmente quella nazionale ed internazionale alle 12.30 e alle 19.40. Mi fermo qui, dicevo, grazie per averci seguito. Buona serata a tutti.